ordinato il sequestro di una nave che opera per la ONG tedesca Jugendrettet, che non ha firmato il codice di condotta con il governo. Documentati incontri e intese tra i trafficanti di migranti e membri dell'equipaggio, ha detto il procuratore aggiunto di Trapani Cartosio, ed è giallo sulle minacce del generale Haftar, che avrebbe ordinato di bombardare le navi italiane presenti sulle acque territoriali libiche. Per Palazzo Chigi è solo propaganda. Lo scontro tra Italia e Francia dopo la vicenda Fincantieri STX si sposta su TIM, con la decisione del governo di avviare un'istruttoria sul gigante delle telecomunicazioni per verificare assetti ed obblighi della controllante, la francese Vivendi. Saremo intransigenti sulla Golden Share, dice il ministro dello sviluppo economico Calenda. Dopo oltre 2 anni in Parlamento, la riforma della concorrenza e legge dello Stato. Ci saranno nuove regole per assicurazioni, poste, farmacie e notai. Stop al mercato di maggior tutela per elettricità e gas dal 2019. Critiche dai sindacati e dalle associazioni dei consumatori. Così si privilegiano le grandi aziende. E ancora bagarre sui vitalizi, scontro tra il 5 Stelle di Battista e la Presidente della Camera Boldrini, che lo espelle dall'Aula. Da lui toni inaccettabili. Nuovo affondo del Presidente dell'Inps Boeri, un regalo all'antiparlamentarismo, non pubblicare i dati sui contributi versati. Sono già pubblici, l'Istituto non ha competenza istituzionale a conoscere i dettagli, replicano deputati questori. Le 7:31 minuti, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano c'è la questione libica, la nostra missione con il via libera del Parlamento che è arrivato ieri, ed è iniziata la missione, sono partite 2 navi che saranno di supporto alla Guardia Costiera Libica. Però intanto arrivano anche le prime reazioni, la più dura, se confermata, è quella che arriva dal generale Khalifa Haftar, che ha detto: se le vostre navi entreranno nelle acque territoriali, io minaccio di bombardarle. Allora vediamo. Il governo italiano giudica inattendibile e infondata la notizia delle minacce da parte del generale Khalifa Haftar, il leader della fazione libica che controlla la Cirenaica, che avrebbe ordinato alle sue forze aeree di bombardare qualsiasi nave militare italiana entrata nelle acque territoriali del suo paese. La notizia lanciata dall'emittente Al Arabiya arriva nel giorno dell'approdo nelle acque libiche della nave della Marina Militare Italiana comandante Borsini. Un pattugliatore d'altura inviato con il compito di ricognizione in vista della missione italiana a supporto della Guardia Costiera Libica nel contrasto al traffico di esseri umani. L'intimidazione di Haftar dimostra la virulenza della lotta tutta interna alla Libia tra il generale di Tobruk e al-Serraj, presidente del governo di accordo nazionale. Serraj è il premier riconosciuto dal nostro paese. Proprio con lui Gentiloni ha stretto il patto che ha portato le navi italiane in acque libiche per combattere lo strapotere degli scafisti. Haftar e al-Serraj erano stati protagonisti lo scorso 25 luglio del vertice di Parigi organizzato in fretta e furia dal presidente francese Macron, con l'intenzione di allargare la sfera di influenza di Parigi nell'area, iniziativa che era sembrata uno schiaffo agli interessi del nostro paese, il più esposto all'ondata migratoria che parte proprio dalle coste libiche. Le minacce del generale, che non riguarderebbero le navi commerciali ma solo quelle da guerra, appesantiscono il clima che accompagna una missione difficile. Il contributo delle forze armate in questa direzione è assolutamente strategico e determinante. Questa non è certo una missione aggressiva, ma di sostegno alla fragile sovranità di quel paese, ha dichiarato il premier Gentiloni dopo l'ok del Parlamento, arrivato con i sì della maggioranza, a cui si sono aggiunti i voti di Forza Italia per senso di responsabilità, no invece da parte di Lega e Movimento 5 Stelle. E ieri è stata fermata nel porto di Lampedusa una nave di una organizzazione non governativa tedesca. Secondo gli inquirenti italiani avrebbe favorito l'immigrazione clandestina. Loro replicano: su di noi soltanto fango, il nostro compito è quello di salvare vite umane. Il tema migranti resta in primo piano e mentre il Viminale sottolinea che a luglio per la prima volta il numero degli arrivi via mare, pur elevato, è diminuito del 2,73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, tengono banco i primi sviluppi delle inchieste aperte dalla magistratura. Con l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la Procura di Trapani ha disposto nel porto di Lampedusa il sequestro della nave Juventa, utilizzata dalla ONG tedesca Jugendrettet.
ci sono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di alcuni soggetti a bordo che in almeno 3 episodi, 2 nello scorso giugno, avrebbero avuto contatti sospetti con i trafficanti di esseri umani. Episodi, ha spiegato il procuratore Cartosio, verificati nel corso delle operazioni di soccorso, con il trasbordo dei profughi in mare dalle imbarcazioni di fortuna sulla nave sequestrata e poi concluse con lo sbarco nel porto trapanese. Fin qui nessun indagato, non sono ancora emerse responsabilità individuali dei membri degli equipaggi né degli armatori dell'organizzazione, fondata da un gruppo di studenti tedeschi e che non rientra tra quante hanno sottoscritto il codice di comportamento in mare proposto dal governo italiano. Le richieste della procura al GIP erano comunque state depositate lo scorso 17 luglio al termine di un'inchiesta nata nell'autunno scorso. Le immagini diffuse dagli inquirenti e alcune intercettazioni fanno sospettare una sorta di appuntamento in mare con gli scafisti e dimostrerebbero quantomeno l'intenzione di non facilitare le attività delle autorità italiane. Non daremo alcuna fotografia per contribuire a identificare i migranti, dicono forse alcuni esponenti della ONG nel corso di una delle operazioni di salvataggio. Ed ora l'acquisizione di XTX da parte di Fincantieri. Ieri il ministro Calenda ha annunciato che il governo ha aperto un'istruttoria sull'acquisizione da parte del gruppo francese Vivendi di TIM. Difendere gli interessi italiani significa difendere i numeri, non è questione di sovranità ma di competitività. Alle imprese straniere che vengono ad investire in Italia non chiediamo il passaporto ma il piano industriale. Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ieri nel suo intervento in aula alla Camera per riferire sul dossier dell'acquisizione dei cantieri di Saint-Nazaire da parte di Fincantieri. Un braccio di ferro continuo con la Francia, una spaccatura sulla quale i due paesi torneranno a discutere a fine settembre in un vertice bilaterale franco italiano con l'auspicio che le vacanze estive portino buoni consigli. Dal gelo del vertice a 3-2 giorni fa tra i ministri economici Padoan, Calenda ed il francese Le Maire, le due posizioni restano lontane, l'Italia non molla sulla richiesta di avere la maggioranza del capitale di STX, mentre Parigi rilancia con l'obiettivo di creare insieme al 50% un Airbus navale campione mondiale del settore civile e militare. La posizione del governo è chiara, si va avanti con fermezza, assicura il ministro Calenda, che annuncia anche l'applicazione con intransigenza del meccanismo di protezione speciale che permette allo Stato, nel corso di una trattativa di privatizzazione o vendita del capitale di un'impresa pubblica, di blindare le aziende ritenute strategiche con norme antiscorrettezze. Il tema è di quelli sensibili sul fronte politico interno. Il PD ed MDP puntano sulla fermezza del governo per risolvere la querelle all'attacco al Movimento 5 Stelle, che nella vicenda sottolinea il fallimento dell'esecutivo Gentiloni. Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia, ha chiesto di valutare gli estremi per una procedura di infrazione nei confronti della Francia. La Lega Nord invece punta ad un colpo di reni per portare a casa un risultato. Una cosa è difendere con fermezza l'interesse e la dignità nazionale, altra è minacciare chiusure o nazionalizzazioni e ritorsioni basate sulla nazionalità dell'investitore, ha concluso il ministro. Non solo Fincantieri, il fronte Italia-Francia resta caldo anche sulla vicenda TIM Vivendi, altro asset strategico sul quale il governo sollecita un'istruttoria. Dopo lunghe discussioni e polemiche, il Senato ha dato il via libera alla legge sulla concorrenza. Dopo 894 giorni e 4 letture in Parlamento, ieri il sì del Senato alla fiducia chiesta dal governo ha sancito il via libera definitivo alla nuova legge sulla concorrenza, al suo interno norme che secondo il ministro Padoan daranno una spinta strutturale alla nostra economia, un segnale di serietà per il paese secondo il titolare dello sviluppo economico Calenda. Assicurazioni ed energia, questi i due settori nell'ambito dei quali sono intervenute le modifiche più importanti destinate soprattutto sul secondo fronte a suscitare molte polemiche. Per quanto riguarda le polizze danni in scadenza, torna la possibilità di rinnovo tacito. Sconti significativi dovrebbero essere previsti per i clienti che accetteranno di installare la scatola nera sul proprio veicolo e per quelli virtuosi che non causano incidenti da 4 anni e vivono nelle aree a più alta sinistrosità. Capitolo energia, dicevamo, dal 1 luglio 2019 diremo addio al mercato di maggior tutela per l'elettricità e per il gas. Un addio che, secondo la CGIL, piuttosto che favorire la concorrenza, comporterà un rialzo dei prezzi per 23 milioni di consumatori, ai quali la maggior tutela garantiva un prezzo più basso di circa il 20%.
Dal prossimo 10 settembre stop anche al monopolio di Poste Italiane sull'invio di multe e notifiche. Importanti novità in arrivo sulle farmacie, la cui titolarità potrà essere appannaggio anche di società di capitali, purché queste ultime rispettino un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizi anche in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. Gli alberghi saranno liberi di offrire alla clientela prezzi migliori rispetto a quelli dei siti di prenotazione online. Per quanto concerne la revisione della disciplina dei servizi pubblici non di linea, nel testo approvato c'è una delega al governo a provvedere entro un anno con un decreto. La discussione sui vitalizi per i parlamentari, ieri c'è stata a bagarre alla Camera, nell'Aula è stato espulso il deputato del Movimento 5 Stelle Di Battista. L'aula della Camera chiude per ferie con un nuovo duro scontro sul tema rovente dei vitalizi. Il giorno dopo la bocciatura al Senato della procedura d'urgenza sulla legge Richetti scoppia la bagarre nell'aula di Montecitorio. Protagonisti il Movimento 5 Stelle e la Presidente della Camera. A scatenare la reazione dei pentastellati la decisione di Laura Boldrini di dichiarare inammissibile un emendamento dei 5 Stelle al bilancio della Camera a favore del taglio dei vitalizi degli ex deputati. Una decisione scontata, visto che Montecitorio ha deciso di intervenire per via legislativa, approvando un provvedimento che a settembre sarà in discussione al Senato. Ma Alessandro Di Battista non ci sta e contesta le parole della Boldrini, che aveva dato per certo il via libera di Palazzo Madama. Chi le garantisce che sarà approvato, chiede il deputato pentastellato, che continua il suo discorso anche a microfono spento. Intervento non pertinente e toni inaccettabili per la Presidente della Camera, che decide di espellerlo. Una decisione che scatena i deputati 5 Stelle. Alfonso Bonafede difende il collega di partito e attacca frontalmente la Boldrini. Lei non è né la maestra né la mamma dei deputati. Non si comprende in base a quali dinamiche sia Presidente della Camera. Sono stata votata e la replica. Questo è altamente irrispettoso della Presidenza, se non si rende conto che offende un problema serio. La giornata si conclude con la decisione del gruppo di abbandonare l'aula. E sul tema si innesca una nuova polemica con il duro botto e risposta tra il Presidente dell'INPS e la Camera. Non rendere noti i dati sui contributi versati dai deputati è un regalo all'antiparlamentarismo, dice Tito Boeri. Senza queste informazioni è impossibile valutare le misure sui vitalizi. I dati complessivi sono pubblici, l'INPS non ha competenza istituzionale per conoscere le singole posizioni, replicano i questori di Montecitorio. La tragedia ferroviaria di Viareggio del 2009, sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna che ha visto tra gli altri anche l'ex amministratore del gruppo Ferrovie, Mauro Mauretti. Scusate. La tragedia del 29 giugno 2009 a Viareggio fu il risultato di una concatenazione di fatti che può essere spiegata solo con il mancato rispetto delle regole di sicurezza. Una condotta imprudente e negligente fece sì che si verificasse quella catena di eventi. E questa è la chiave delle motivazioni presentate dai giudici del Tribunale di Lucca, che nel gennaio scorso hanno condannato 23 imputati che a vario titolo dovevano rispondere di disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. Tra loro Mario Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, e Michele Mario Elia, successore di Moretti nell'incarico. Per i giudici, i due alti dirigenti, condannati rispettivamente a 7 e 7 anni e mezzo, devono rispondere di ciò che accadde proprio per il loro ruolo apicale, che prevede obblighi e responsabilità in materia di sicurezza, obblighi che non possono essere delegati ad altri, e invece ci fu omissione del necessario potere di vigilanza e controllo. Chi riveste poteri decisionali, e questo è il ragionamento dei giudici, non può nascondersi dietro i non sapevo, non potevo prevedere i rischi. Era invece prevedibile, dunque evitabile, sempre secondo i giudici, quella sequenza di incidenti che portò alla sciagura. Era la mezzanotte a Viareggio quando il convoglio merci con 14 carri cisterna contenenti il gas liquido altamente infiammabile deraglia nei pressi della stazione ferroviaria. I conducenti fanno appena tempo a scendere dal treno e fuggire. Poi la fuoriuscita del gas provoca la prima esplosione, una nuvola di fuoco che si abbatte sulle case circostanti, facendo strage. 32 persone morirono nella sciagura, 25 rimasero ferite. La polizia ha arrestato 5 militanti anarchici come presunti autori dell'attentato di Capodanno a Firenze, nel quale è rimasto gravemente ferito, perdendo una mano ed un occhio, l'artificiere della polizia Mario Vece. L'accusa ipotizzata nei confronti degli anarchici è di tentato omicidio.
E allora spostiamoci in Venezuela, nuove accuse contro il presidente Maduro perché il voto di domenica scorsa sarebbe stato manipolato. Il procuratore generale del paese, Luis Ortega, ha annunciato di aver aperto un'inchiesta e intanto ha slittato l'insediamento della nuova assemblea costituente. Nicolás Maduro va avanti per la sua strada, quella dritta verso la dittatura. Nonostante le violenze, i morti, i feriti, gli arresti degli ultimi giorni e nonostante mezzo mondo abbia sconfessato l'assemblea costituente voluta con forza dal presidente venezuelano, il leader chavista ignora tutto e tutti e procede con la consegna delle credenziali ai 545 membri della Costituente. Ignora anche il fatto che alla vigilia dell'insediamento della Costituente, la società che fornisce il supporto logistico per le elezioni in Venezuela ha dichiarato che il Consiglio Nazionale Elettorale ha gonfiato le cifre dell'affluenza al voto di domenica scorsa. La Presidente dell'Autorità Elettorale ha definito irresponsabile l'accusa e sta valutando l'ipotesi di azioni legali contro la società utilizzata dal governo per la votazione. Julio Borges, Presidente del Parlamento, ha annunciato che presenterà una denuncia penale contro i membri del CNE per aver diffuso risultati falsi. Ha anche avvertito che l'opposizione non intende cedere la sede del potere legislativo alla Costituente. E proprio per oggi, in concomitanza con l'insediamento della Costituente, è stata promossa una manifestazione di protesta antichavista. Il rischio di uno scontro violento è concreto. Le rivelazioni sui brogli elettorali hanno anche spinto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, a dichiarare che l'Unione e i suoi stati membri non riconoscono l'assemblea costituente in Venezuela poiché nutrono preoccupazioni sulla sua effettiva legittimità e rappresentatività e invitano il governo di Nicolás Maduro a prendere misure urgenti per porre rimedio al corso degli eventi. Ed ora lo sport con il calciomercato. È ufficiale il passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain con il suo ingaggio milionario. Intanto occhi puntati sul Milan che stasera scende in campo in Europa League. Il tridente perfetto del Barcellona non esiste più. Messi e Suarez hanno perso il fratello di campo Neymar, che ieri ha reso pubblico il suo abbandono con dichiarazioni d'amore secondo copione. Il colpo di fulmine del Paris Saint-Germain lo ha stregato e sarebbe strano il contrario, perché non si tratta della Cina ma di un club europeo che può contare su una proprietà ambiziosa, il fondo del Qatar che punta alla Champions. Neymar, oltre ai piedi di velluto, ci mette la faccia, quella che accompagnerà gli amanti del calcio verso il Mondiale 2022 che si giocherà proprio in Qatar. Un testimonial pesante forse più del calciatore che comunque trasferendosi a Parigi guadagnerà 30 milioni netti all'anno, pagato più dell'ex compagno Messi e di Cristiano Ronaldo. L'impossibile ha preso la forma di questa svolta epocale con la clausola di 222 milioni che ha fatto infuriare il presidente della Liga Spagnola che parla di doping di Stato. L'UEFA promette di vigilare sulle norme del fair play che appare però defunto. Ma Unai è già sintonizzato verso la grandeur parigina. Domani dovrebbe esserci la presentazione solenne al Trocadero con lo sfondo della Torre Eiffel come accade per Ibrahimovic. Sabato poi i nuovi tifosi lo vedranno in passerella al Parco dei Principi per la prima di campionato. Troverà una colonia brasiliana con Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Lucas Moura. L'effetto Neymar può movimentare un vortice nel mercato. Il Barça cerca un sostituto di valore e vorrebbe Coutinho del Liverpool. L'offerta verrà elevata a 100 milioni. Non è da escludere un tentativo con la Juventus per Dybala, considerato incedibile, ma se i catalani offrissero 140 milioni sarebbe difficile resistere. Parlando di cifre, in Italia sicuramente il Milan si è conquistato i titoli per le operazioni concluse e ora anche i tifosi rispondono con numeri importanti. Caccia agli abbonamenti, entusiasmo alle stelle per il ritorno di stasera in Europa League con il Craiova, previsti in 65.000 a San Siro. 10 acquisti, 216 milioni spesi, il nuovo Milan non si ferma e cerca di convincere Diego Costa a vestire rossonero. Per la Formula 1, a 6 anni da un pauroso incidente, è tornato al volante il pilota Robert Kubica. Un giorno così Robert Kubica lo aspettava da 6 anni e mezzo, dal pauroso incidente del febbraio 2011 in Italia, quando rischiò la vita schiantandosi contro un muro nel rally di Andorra. Ieri il 32enne pilota di Cracovia è tornato al volante di una Formula 1, guidando una monoposto ufficiale dopo ben 17 operazioni e la paura di vedersi amputare il braccio destro. Spinto dalla voglia di riprendersi il suo passato, Kubica ha lavorato duramente, perdendo 10 kg negli ultimi mesi e presentandosi a Budapest in perfetta forma a bordo di una Renault.
In passato la scuderia francese gli aveva già concesso due test, affidandogli però una Lotus del 2012. Ieri invece è salito sulla RS17, la Renault attuale, col motore ibrido, l'aerodinamica e le gomme di questa stagione. Una vettura che richiede al pilota uno sforzo senza precedenti. E Kubica, dopo la partecipazione a gare automobilistiche di ogni tipo e un titolo mondiale rally nel 2013, ha superato alla grande il suo nuovo esordio nel Circus, percorrendo quasi 150 giri con il quarto tempo di giornata, 1:18.572, a circa un secondo e quattro dal ferrarista Vettel, il più veloce sulla pista dell'Hungaroring, segno che la condizione fisica è quella dei momenti migliori. Ho fatto una cosa che ritenevo impensabile, ha confessato l'ex BMW Sauber, tra l'entusiasmo degli oltre 10.000 tifosi polacchi presenti sulle tribune ungheresi e che adesso sognano il ritorno di Robert tra i bolidi della Formula 1 già dal 2018. E allora, l'ultimo servizio, sono le 7:50, il telegiornale finisce qui, dopo la pubblicità torna nuovamente Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito condotto da Andrea Pennacchioli. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata, ci vediamo domani.